Ebbene sì, dopo averci regalato Camp Cretaceous, Netflix sbarca con un nuovo prodotto seriale d'animazione legato ad un altro brand mostrifero. Skull Island è una serie anime realizzata dai produttori della precedente e aggiungerei bellissima serie di Castlevania. L'animazione richiama molto lo stile dei cartoni animati anni 90 e in termini di prodotti mostriferi si tratta di un prodotto esteticamente molto simile al cartone sequel del Godzilla di Roland Emmerich del 1998. Il MonsterVerse continua e ne siamo contenti, sappiamo già che a breve avremo anche la prima serie live action prodotta da Apple TV e l'espansione di questo solido universo di mostri grossi è qualcosa che ci riempie il cuore. Attendevo questa serie con tanta trepidazione, per una serie di ragioni. In primis è una serie con Kong, e sapete del mio amore eterno per il re dell'Isola del Teschio. In secondo luogo ho sempre amato le serie animate di Netflix, da Trollhunter alla già citata Castlevania, fino ai campeggiatori del Jurassic World. Per non parlare della trilogia anime di Godzilla, letteralmente amata. Le aspettative erano alte, diciamo che in parte sono state appagate. La serie è in grado di emozionare portando anche un intrattenimento per adulti, con componenti mature e qualche piccolo momento horror. L'estetica è fotonica, ci si appassiona per quel retaggio cartunesco vintage, ma nello stesso tempo si commistiona alle nuove tecnologie, un po' una commistione vista in Godzilla Singular Point. La storia è abbastanza basica, nella più semplice e classica della struttura a fuga per la sopravvivenza, ma sa sorprendere grazie ai misteri insiti nella trama e legami emozionanti veramente molto forti. La trama è molto semplice, due equipaggi si trovano spiaggiati sull'Isola del Teschio e cercheranno di sopravvivere ai mostri e risolvere qualche controversia personale. La serie ha solo un grande difetto, sempre che possa essere considerato tale. Ma dal mio punto di vista lo è. È una bellissima serie che dal punto di vista del design e delle creature dell'isola, quindi i protagonisti del progetto, si discosta molto dall'estetica della biodiversità presentata nel film Kong Skull Island, nei fumetti legati e in piccola parte anche a Godzilla vs. Kong. Spieghiamoci meglio, solo una piccola manciata di mostri di questa serie li abbiamo visti nei prodotti precedenti e spesso gli stessi mostri conosciuti differiscono anche di molto dal punto di vista della cromia e della rappresentazione fisica. Ok, parliamo di prodotti strutturalmente diversi, un live action o un fumetto non può essere strettamente paragonato ad una serie animata, ma almeno dal punto di vista della morfologia delle scene si poteva creare più connessione. L'esempio perfetto è la tartaruga. Anche qui spieghiamoci meglio. Nei bozzetti del film di Roberts e nei fumetti legati abbiamo la Magma Turtle, una testuggine estremamente commistionata con l'ambiente fatta di roccia vulcanica, solidificata e vegetazione varia. E in questa serie abbiamo la tartaruga Aloe, una specie di Bulbasaur presentato in una suggestiva scena che ricorda la prima comparsa degli stegosauri in Jurassic Park di Lost World, che ha della pianta di Aloe sulla schiena. Capite ora? Similitudini sì, ma esteticamente è un po' di cambi di paradigma. Inoltre non si ha la presenza di molte delle creature che avevamo visto nei fumetti. Non voglio spoilerarvi più di tanto quali mostri sono presenti nella serie, ma se siete curiosi o avete già visto la serie, beh, non vi resta che andare a confrontarvi sul nostro bestiario del MonsterVerse. Ovviamente lo trovate sul nostro sito di monstermovietalia.com. Sicuramente la creatura che più mi ha entusiasmato è Cane. Sì, viene proprio nominata con il nome di Cane. Una sorta di carlino o bulldog mixato ad un leone con degli spuntoni osteodermici sulla schiena. È veramente esteticamente fotonico, ma il suo vero potenziale è da ricondursi sicuramente alla sua psicologia. Anche in questo caso non voglio scendere più di tanto nei dettagli, ma vi basti sapere che crea il legame uomo-mostro più figo e commovente dell'intero MonsterVerse, anche più di quello tra Gia e Kong in Godzilla vs. Kong dal mio punto di vista. Ogni sua scena è emozionante, empatizzi con lui. Devo ammettere che in una particolare scena di flashback una lacrimuccia mi è scesa. Questo cane è veramente un personaggione. Ma veniamo a re indiscusso. Per molto minutaggio della serie Kong rimane sullo sfondo, ma quando decide di prendersi la scena lo fa in grande stile e la sua battaglia finale è qualcosa di clamoroso, a livello se non superiore di quella con il Grand Skullcrawlers nel film Kong Skull Island. Anche lui però risente delle piccole differenze di cui abbiamo parlato prima. La sua pelliccia più scura è sul grigiastro, mentre quella del film e dei fumetti è più marrone.
Ma l'impatto visivo nella serie è importante anche dal punto di vista psicologico, dove capiamo che il suo legame con l'uomo è partito molto prima degli anni 70. La serie fa un lavoro straordinario in termini di costruzione dell'ecosistema di Skull Island, mostrando tante location inedite e raccontandoci come il tutto sia in funzione della sussistenza dei mostri stessi e del far piacere al re, al grande Kong. Altri aspetti positivi della serie sono da far ricondurre sicuramente alla narrazione. Vero e proprio tocco di stile è il cambiare il logo del titolo della serie ad ogni inizio di episodio, introducendo sempre un elemento che vada a richiamare il mostro protagonista dell'episodio stesso. Se devo scegliere la mia puntata preferita, penso che andrò sulla 6, quella più emotiva, diciamo, ma l'ultima si mostra di una grandezza e tamarraggine troppo grande per essere dimenticata. Con piacere noto che molti discorsi sono ancora aperti e spero proprio che questa serie faccia successo in modo da potergli garantire un seguito, ma con Netflix abbiamo imparato a non affezionarci troppo ai prodotti. Mi basterebbe che seguisse lo stesso corso di Castlevania, con magari una trilogia di stagioni, che porti la storia a ricongiungersi direttamente con gli eventi filmici. Per questa videorecensione ho deciso di coinvolgere un amico del nostro portale e appassionato ovviamente del genere monster. Lascio la parola ad Alberto Leoni per la sua analisi. Cosa ne penso della serie? In generale non è male. I personaggi sono ben sviluppati, la trama è anche abbastanza interessante, le animazioni non sono male, gli sfondi forse sono un po' grezzi, però non distraggono troppo la visione. Non mi aspettavo il livello di violenza della serie. Mi aspettavo qualcosa di un po' meno esplicito, però onestamente non mi ha dato fastidio perché in generale la saga di Kong è sempre stata abbastanza violenta, quindi in realtà c'era anche da aspettarselo. Le uniche critiche vere e proprie che farei sono quelle riguardo ai mostri, che di per sé non sono nemmeno male, per la maggior parte, però stonano un po' troppo come design con, diciamo, la base del MonsterVerse, soprattutto con le creature di Skull Island. Sembra qualcosa più adatto per una serie standalone, una serie non canonica, non collegata al MonsterVerse di Kong. Anche Kong di per sé forse ricorda più il Kong classico rispetto al Kong del MonsterVerse, con appunto un Kong più affettivo, più legato agli esseri umani e tutto. Il che in realtà, di nuovo, è abbastanza interessante. Spero in generale che se ci sarà una seconda stagione possa rispondere un po' a certe domande che sono rimaste con la prima serie e magari espanda anche un po' di più la lore del MonsterVerse.